la conosciamo. Non è un qualcosa che dobbiamo andare a imparare ad usare. Ma allora a questo punto mi viene da pormi una domanda. Ricapitoliamo. Le prime barre di sopra già le conoscete. La finestra delle diapositive già sapete come funziona. L'area di lavoro già sapete come funziona. Le ultime due barre del disegno e di stato le conoscete dal draw e dagli altri Sì. programmi. Non vi serve. Boh, la lezione è finita, vado a casa. Ciao. No, qual è la parte che manca allora? Soltanto Questo è quale? la finestra sul lato destro, quella che si va a chiamare appunto finestra delle attività. Notate come alla fine, no? Il nostro lavoro è stato, il nostro proprio di gruppo, qual è stato? È stato quello di andare a creare una sequenza di nozioni al fine di arrivare, quando si va a prendere in considerazione questo programma, a non avere chissà che problemi per comprenderlo. Perché? Perché abbiamo provato con l'Impress la videoscrittura e abbiamo preso confidenza con il muoverci all'interno dei vari menu. Abbiamo imparato usando il calc che ogni cella, ogni zona, ogni parte può essere impostata in un modo diverso e più impostazioni possono essere presenti all'interno di un foglio. Abbiamo imparato con il draw l'uso di una finestra laterale. E anche lì, all'inizio magari ci poteva essere un po' di imbarazzo, ma poi alla fine è andato tutto liscio. Guardate bene, la finestra attività è divisa in una serie di cavalieri. La differenza quindi dalle altre finestre che aprivamo tramite il menu è semplicemente che invece di essere disposti questi cavalieri in orizzontale come eravamo abituati a vedere e quindi dover andare sopra con il puntatore a cliccare, qui le finestre sono disposte in verticale, le varie schede. Quindi abbiamo la prima, puoi andarla a selezionare, quella con la scritta pagine master. Su, va sul cavaliere e fai un clic. Perfetto, mio caro. Oppure, se guardate, all'interno c'è anche un quadratino diviso in quattro settori. Se tu porti il puntatore su uno dei settori del quadratino, ti dice cosa c'è scritto. Esercizio in notte. Prova a spostare. Esercizio pratica. Prova a spostare. Tabella. Immagine. Cioè, vi facilita ulteriormente la vita. Cosa vuol dire questo? A seconda di dove tu vai a cliccare, ti basta un clic del tasto sinistro e il programma sa già che vuoi inserire una determinata cosa. Ben Come precisa, partire? Anna. Vai, Maria dalla Renata. Ina, Renata. Renata è terrorizzata, no? Sì. Ok, allora, Renata, quando hai iniziato il corso di informatica, che cosa sapevi fare? Niente. In che senso niente? Neanche accendere. Niente. Accendere il computer e chiudere, basta. Solo accendere e spegnere. Sì. Ho capito. Adesso credi di E dopo saperti sapevo a fare girare il schermo. crearti confusione sullo schermo, soprattutto. Mettiamola lì. Adesso sai fare qualcosa di più? Sì, adesso so andare in internet, so guardare la mia posta, so guardare la mia pensione, insomma. Ah, robetta da niente, si sa controllare la sua Wow. pensione Beh, in sì, internet, no? Poi dice, no, ma io non voglio Che parlare. aumentano le Si tasse. è scoperto anche quello. Soprattutto Internet, internet, noto che sì. No, continua. un internet, sì, mi piace molto andare in internet. Cercare dei paesaggi, delle città, delle cose, insomma, navigo abbastanza in internet. Anche se adesso hai fatto saltare in aria. Sentiamo un po'. Allora Maria, mia cara, adesso ti interrogo. Aiuto. No, in realtà volevo sapere, all'inizio del corso di informatica, che cosa sapevi fare? Poco o niente, diciamo, perché un po' mi arrangiavo da sola, ho cominciato a girare su internet, sapevo un po' scrivere le Un po', mail, un po'. un po'. Quindi il corso ti Il aiuta corso mi è anche in servito cosa? tanto, il corso appunto a prendere prima di tutto più padronanza di quello che sapevo già fare prima. E poi in effetti ho imparato tante cose che non immaginavo neanche si potessero fare, che io potessi fare, ecco, Mi perché ricordo una domanda legata all'antivirus, a come si No. doveva controllare. Lo fai ogni tanto adesso il controllo? Sì.
Ma delle cose che hai fatto durante questo corso, cosa che ti è servito di più, che ti è piaciuto di più? Ma tutto mi è piaciuto, per essere sincera, mi è piaciuto veramente tutto. Non c'è una cosa che spicca rispetto ad altre. No, non saprei, mi attirava tutto quanto, quello che appunto mi raccontavi, che dicevi, che spiegavi, mi appassionava. Quindi non è che... Grande insegnante. Devo essere sincera, sì. Quindi Quindi non... questo corso lo consiglieresti a Sì. qualcuno? Che cosa hai trovato di particolare, particolarmente bello in questa modalità di fare le lezioni? Beh, intanto il contatto umano più che altro, perché non era una cosa, a parte forse perché erano Un poche poche. anche, ma Poche poi ma buone, perché, no? sì, ma poi anche perché Sai che spiega? onora il nostro maestro, dai, santo cielo, è veramente simpatico, è veramente bravo, Guarda, gli quindi... insegnanti sono super selezionati, non è mica semplice. Vabbè, d'accordo, allora siete stati bravi. E